un dono al posto del tradizionale pranzo offerto alle persone e alle famiglie indigenti. L'emergenza Covid ha indotto quest'anno l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzo Sepe e il generale Giuseppe Nicola Tota, comandante delle forze operative sud, a un cambiamento di programma, non privando tuttavia i senzatetto e le persone in difficoltà di una testimonianza concreta di solidarietà. Il Natale è questo, questa fratellanza di tutti, a incominciare da chi ha la possibilità di andare incontro per poter, far passare almeno qualche ora, qualche momento in quel clima di serenità, di fraternità, di rispetto, soprattutto per quelli che sono in maggiore difficoltà. C'è una collaborazione che da tempo ci vede protagonisti insieme alla diocesi e raccogliendo un invito del nostro cardinale Sepe, abbiamo messo insieme un po' di forze, abbiamo avuto il sostegno di alcune industrie, no? Tipo la Divella oppure un'altra industria che lavora per la difesa. E abbiamo messo insieme del materiale da donare ai più bisognosi. Quindi è un'iniziativa di solidarietà che vi devo dire ci fa star bene. Sono state preparate 1.000 buste dono in cui sono stati inseriti alimenti di pronto consumo distribuite in tutte le mense Caritas e parrocchiali. Nella Chiesa Cattedrale di Napoli, il Cardinale Sepe e il Generale Tota hanno distribuito i primi 100 doni alle persone che quotidianamente vengono accolte presso il Binario della Solidarietà, struttura di accoglienza della diocesi che ricorda i 25 anni di vita. Don Enzo Cozzolino. Al di là dell'iniziativa, l'iniziativa che la Chiesa di Napoli attraverso le parrocchie, le opere di segno, le associazioni vive contestualmente tutti i giorni, è sempre qualcosa di grande in sinergia con le istituzioni. Quest'oggi celebriamo i 25 anni del binario della solidarietà, grazie alle ferrovie, grazie alla Chiesa di Napoli, quest'opera pedagogica che vede l'incontro, l'accoglienza, l'ascolto e la reintegrazione per quanto è possibile dei nostri fratelli senza dimora.